sono la Vitola, per Marinella? Un attimo. Pronto? Marinella? Sì. Buondì, ci riesco a parlare un minuto per questa storia del generale? Ha bloccato? Non credo, non credo. Sai dove dobbiamo andare? Da Poletti. Pronto? Presidente, salve. Ciao Walter. Come sta anzitutto? Come sto? C'ho tutti contro, in più c'ho una cosa che pende sulla testa di 750 milioni e dall'altra parte c'ho i giudici che mi odiano, che sono dei pubblici, dei criminali del Palazzo di Giustizia di Milano che hanno già ricominciato a muoversi con la Corte Costituzionale che gli ha dato via libera per tornare alla caccia all'uomo. Presidente, se mi permette di dire la mia, anzitutto tenga presente che chi le vuole bene in questo momento le si stringe ancora di più e quindi le può far la conta meglio delle altre volte. Tenga presente, io sommessamente, ci ho pensato due giorni che penso a sta cosa notte e giorno, ma che cosa ci si perde se si ripresenta la norma così come sta, senza andare poi a fare una legge costituzionale, così com'è, con quelle qualche modifica del caso, si riapprova e a questo punto devono sospendere tutto e riandando poi al parere alla Corte Costituzionale. Nel frattempo ci mettono 2-3 mesi, ci sono le prescrizioni e si avvia nello stesso tempo una legge costituzionale. Se si ripresenta tale e quale il lodo no, non ho una maggioranza così completa. Presidente, mi scusi, non mi sono spiegato. Se si ripresenta il lodo Alfano con qualche... Sì, ma non me lo approvano i fascisti. Cioè, Fini non ci sta. A ripresentare il lodo Alfano? Sì. Ma lei ci ha parlato? Ma no, non ci ho parlato. E Presidente, vedrà che lui su questo ci sta, altrimenti qui si rischia di scoppiare tutto. Mica è scemo veramente questo. Oh! Pronto? Sì, sì, sì. Mica è scemo, Presidente, guardi, questa può essere una soluzione. Ma non credo che possa poi il Parlamento ripresentare una legge che... Ma lei non la ripresenta identica, lei la ripresenta con qualche modifica. Questo gli riblocca tutto, nei 3 mesi arriva la prescrizione e chi se ne frega, questi stanno sparando alla testa, mica stanno neanche sparando al petto. Fini mica ci può non stare. Mica è matto, qua si salta tutto, il primo che poi macella... Ma non ce lo firma il Presidente della Repubblica. Dipende dalle modifiche, come fa il Presidente della Repubblica a non firmarlo? Devi fare una legge costituzionale. Sì, ma senz'altro devi fare la legge costituzionale, Presidente, però mi perdoni. Ci vogliono 6 mesi. E ci vogliono 6 mesi, se invece si ripresenta subito la legge così com'è, con qualche modifica significativa... E poi si aspetta che la Corte Costituzionale gli dia il parere di incostituzionalità. Nel frattempo si mette in ballo una legge costituzionale. No, Presidente, non è una sciocchezza. Non è possibile farlo, su. Anche politicamente non è possibile farlo. Tanto politicamente, peggio di come stiamo, che ci possono fare? Ma si può presentare anche un'altra legge diversa. Ci pensiamo. Senta, le volevo invece dire io, guardi che su quella questione di cui le venni a parlare, siccome lei mi autorizzò a parlarne con l'interessato, si ricorda qual era la faccenda di quel generale? O no? Sì, che lui si proponeva, no? No, ma non per fare il numero uno, per fare una mediazione e lui fare il numero due. La mediazione la sta facendo il ministro ed è quasi fatta, lei mi autorizzò a parlargliene. Lui mi ha detto che teneva tutto fermo fino a quando lei non si muoveva e noi si rischia il caso che da persone proprio amiche, rischiamo di, insomma, quantomeno che gli diventiamo antipatici. Mm-hmm. E allora lo devo... Lo deve chiamare subito, perché queste qui sono cose, noi i problemi non li risolviamo alla base. Infissiamo un appuntamento. Un appuntamento a breve giro. Allora l'appuntamento lui si chiama Spaziale. Marinella, sì. Marinella c'ha tutto? Se lei se lo facesse chiamare subito, io sto andando adesso a un appuntamento, io li sto cercando di tenere per i capelli, solo che sono tornato ieri dal Brasile. Sì, va bene.
D'accordo. Ci posso contare, dottore? Sì, sì, va bene. Ah, e un'ultima cosa, io ho mandato un appunto a Marinella dove anche sul finanziamento all'editoria Tremonti la sa tutta bene, buon aiuti la cosa. Tremonti ha detto che non concede questi soldi che già ci sono per legge approvata in Parlamento se non ci parla lei. Marinella ha l'appunto. È solo nel confronto del tuo giornale? No, non è solo nel confronto del mio giornale. Il mio giornale ovviamente salta, ma c'è anche Libero, ci sono gli altri giornali che pigliano il finanziamento pubblico, anche quelli della sinistra. Va bene. Io comunque Marinella all'appunto, se ci parla lei, noi tenga presente vanno disoccupati in altri 3.000 giornalisti, in questo momento questo è un disastro. Va bene. Dottore, ci pensa a quella storia della legge sul lodo? Sì, va bene. Va bene. Un bacione. Grazie mille, ciao. Grazie a lei, stia su, dottore. Ciao.